Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è un tema legato all'aumento dei prezzi, legato alla crisi climatica, però io vorrei partire da un'altra questione, perché qui il vero tema è la speculazione che si sta avendo sulle materie energetiche, in particolare sul gas. E da qui dobbiamo partire per risolvere i problemi, perché se nei primi sei mesi di quest'anno sono stati fatti extra profitti miliardari, lo stesso governo ha calcolato 50 miliardi di euro di extra profitti, quindi significa profitti al di sopra dei normali guadagni di mercato che un'azienda energetica dovrebbe fare, potrebbe fare a causa di questa speculazione. Tutto ciò è evidente che si sta riversando in maniera inesorabile sulle famiglie e sulle imprese, che hanno bollette letteralmente impazzite. Quindi cosa fare? Ma in questo caso la prima cosa da fare, urgentissima, è restituire questi soldi alle famiglie e alle imprese, perché questi 50 miliardi di euro devono tornare nelle tasche dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Bollette shock, scrive il Messaggero, i prezzi triplicheranno addirittura. No, è chiarissimo il suo discorso. Credo a Claudio Brachino, una persona...